Buongiorno da Palazzo Fibbioni, questa mattina a Sala Rivera occupata da un gruppo di anarchici in solidarietà con due colleghe detenute nel carcere dell'Aquila che hanno iniziato lo sciopero della fame ormai dal maggio scorso. Nessuno degli occupanti nella Sala Rivera vuole parlare, ma leggiamo le motivazioni della protesta dal volantino che hanno rilasciato davanti alla sede comunale. Il 29 maggio Silvia e Anna hanno iniziato uno sciopero della fame nella sezione AS2 del carcere di L'Aquila. Silvia e Anna sono in carcere per aver lottato contro un esistente fatto di sfruttamento, esclusione, guerre, controllo e oppressione. Silvia e Anna lottano anche nel carcere. Da quando ad aprile sono state trasferite nel carcere di questa città, vivono condizioni durissime. La maggior parte delle persone lì detenute sono sottoposte alle violenze quotidiane del regime di 41 bis e quindi chi gestisce il carcere ha pensato bene di applicare un trattamento simile anche nei loro confronti. Quindi sostanzialmente queste sono le motivazioni della protesta ancora in atto qui a Palazzo Fibbioni. Di questa mattina è anche il comunicato del consigliere regionale Americo Di Benedetto che chiedeva l'istituzione del garante dei detenuti, è una figura che da 10 anni ormai manca alla regione Abruzzo. E insomma qui sono le forze dell'ordine in presidio, naturalmente non senza forzare la mano, in una situazione di assoluta tranquillità, senza nessun tipo di problema di ordine pubblico, a parte insomma il fatto che la Sala Fibbioni, che doveva ospitare una conferenza stampa, è al momento ancora occupata e la conferenza stampa si terrà in un'altra sala del comune. Se ci saranno sviluppi vi terremo aggiornati.